Nonostante la mobilitazione praticamente di tutta la politica abruzzese, vertici della regione compresi, al momento non ci sono novità di rilievo nella vertenza della Honeywell di Atessa, la multinazionale leader nella produzione di turbocompressori per auto e veicoli industriali, non ha ancora risposto ai ripetuti appelli a tornare attorno al tavolo di trattativa per salvare 420 posti di lavoro e un presidio fondamentale per la Val di Sangro e per l'intero Abruzzo. Per questo continua lo sciopero all'oltranza dei lavoratori, che ha bloccato la produzione, un fermo che sta creando problemi ai clienti della Honeywell, a partire dalla Sevel, dove si produce il Ducato, e anche sulla pressione dei clienti della multinazionale, che contano i sindacati per cercare di sbloccare una vertenza attualmente in fase di stallo. Si teme che la produzione possa spostarsi in Slovacchia, nonostante quello abruzzese sia uno dei migliori stabilimenti del gruppo franco-statunitense. L'appello che facciamo non solo alla direzione locale, ai francesi e agli americani, l'appello forte lo vogliamo fare anche ai clienti della Honeywell, che si diano da fare per sostenerci in questa vertenza, perché non è proponibile delocalizzare e procedere con l'ennesimo scippo del lavoro in Val di Sangro e soprattutto qui ad Atessa. Noi siamo stati uno stabilimento pilota all'interno della Honeywell. Siamo arrivati a circa 600 lavoratori con un indotto di quasi 400. Abbiamo fatto un piano industriale che ha previsto l'implementazione dell'HOS e ha prodotto tantissime ricchezze all'interno dell'Honeywell. Siamo stati i primi al mondo a fare l'HOS. Siamo stati lo stabilimento premiato più di un anno come il miglior stabilimento all'interno dell'Honeywell. Dopo abbiamo fatto il primo piano strutturale di esuberi, con 80 esuberi, poi ne abbiamo fatto un altro con 40. Adesso addirittura siamo arrivati al punto che ci vogliono chiudere. L'appello è di riconoscere i sacrifici che abbiamo fatto in questi 20 anni, e di riconoscere che lo stabilimento della Tessa è uno stabilimento uno dei migliori al mondo, e quindi di tornare indietro ai propri passi e di riconoscere quello che oggi i lavoratori chiedono a gran forza, il diritto al lavoro.